L'anno 2014 è stato un anno importante per il gruppo Fedon, perché il gruppo Fedon è stato quotato all'AIM, al mercato alternativo del capitale, gestito da Borsa Italiana a Milano. L'azienda era già quotata a Parigi all'Euronext sin dal 1998. Allora la ragione della quotazione era l'internazionalizzazione del gruppo nei mercati europei. Oggi la quotazione in Italia rappresenta un traguardo perché conferma l'italianità della nostra azienda e gli obiettivi che ci poniamo per i prossimi anni, soprattutto di visibilità sul mercato italiano. Nel 2015, come negli anni a venire, le nostre linee guida di sviluppo sono essenzialmente due. Nell'area pelletteria, qui vedete un esempio di uno dei nostri negozi, sia pure in una dimensione limitata, intendiamo continuare nella nostra strategia di apertura di negozi propri. Ad oggi abbiamo 4 negozi nei maggiori aeroporti italiani, a Roma, a Malpensa, a Milano e al Marco Polo di Venezia. Abbiamo 3 negozi in 3 grandi centri commerciali, di cui uno a Hong Kong, uno a Shanghai e uno a Desenzano del Garda. E a dicembre abbiamo aperto Chicca, il negozio in Calle Larga, quindi nella via più importante dello shopping veneziano, quindi su strada. A questi negozi oggi se ne aggiungono altri 2 che sono i nostri 2 outlet in Cadore. Il programma per i prossimi anni prevede molte aperture. In questo senso, le aperture dei negozi richiedono anche un rinnovamento e completamento della gamma che viene offerta ai nostri consumatori. E infatti, in particolare, quest'anno abbiamo deciso di ampliare e completare la gamma dei nostri prodotti, che sono prodotti di lifestyle a 360 gradi, dalla borsa da lavoro alla piccola pelletteria, all'accessorio, all'orologio, con una piccola collezione di occhiali da sole. Occhiali da sole che vengono dalla nostra tradizione, quindi sono occhiali da sole rigorosamente made in Italy, nei quali si fondono i materiali metallo e plastica con la pelle, perché la pelle rappresenta il nostro punto di partenza, quindi siamo ormai di questo settore da molti decenni, abbiamo il savoir faire della pelle e quindi in qualche modo combinare la pelle col prodotto occhiale è stato un must. A questo aggiungiamo infine un prodotto che ha delle forme classiche, dedicato a un consumatore non giovanissimo, non ventenne, sopra i 30 anni, che abbia uno spending significativo, ma soprattutto che ami utilizzare prodotti che valgono per la loro bellezza e per la loro tecnica, per il fatto che sono di alta qualità, non tanto perché c'è una griff o un brand, ma che pure siamo un brand, sia pure più piccolo di molti altri, ma lo metta sul naso perché è un bel prodotto ed è italiano. Seconda linea guida dello sviluppo futuro del gruppo Fedon è continuare il lavoro già intrapreso nel 2014 sul prodotto Luxury Packaging, prodotti di lusso fabbricati in Italia in pelle e incluse pelli esotiche o pelli pregiate. In particolare alle mie spalle vedete 2 esempi interessanti di prodotto realizzato in pelli pregiate. Sulla sinistra c'è un astuccio realizzato in razza, una pelle molto difficile da lavorare ma ha degli effetti estetici particolarmente interessanti, mentre alla mia destra vedete un prodotto in coccodrillo la cui concia è stata trattata con processi particolari che gli danno questi riflessi dorati molto diversi da quelli che trovate normalmente in una pelle di coccodrillo. Sono prodotti fabbricati in Italia, nella nostra fabbrica, e sono prodotti destinati a una nicchia di mercato, quella di piccoli fabbricanti o negozi di ottica che trattano prodotti occhiali di altissima qualità e di prezzo molto elevato. Perché questa scelta?
la scelta deriva anche da una questione industriale. Il gruppo Fedona ha tre stabilimenti produttivi, uno in Cina, il più grande, con 1200 persone, uno in Italia, il più piccolo a questo punto, con circa 120-130 persone, e uno in Romania. Abbiamo specializzato i nostri siti produttivi. In Cina facciamo i grandi volumi, milioni, decine di milioni di pezzi, mentre in Italia, se vogliamo mantenere la capacità produttiva e mantenere la nostra presenza sul territorio, dobbiamo necessariamente fare scelte nuove, occuparci di prodotti che utilizzano materiali nobili destinati a mercati più piccoli ma ugualmente molto importanti.